da lontano. Povertà estrema al limite dell'emergenza umanitaria, pregiudicando il sentimento di identificazione del popolo greco nell'Unione Europea. Questo è il dramma, questa è la crisi della Grecia. Purtroppo poi si fa presto dimenticare nel primo periodo, perché tante altre cose poi arrivano nel mondo mediatico, tutto quello che poi crea la notizia e poi subito dopo la discussione. Quindi, no, però lo faccio, vado per punti, perché altrimenti rischiamo di non avere poi il tempo per dire altre cose. Sulla Grecia si potrebbero dire ancora tante altre cose, però mi fermerei un attimo qui e invece vorrei andare più sul discorso del cambiamento climatico, quindi su quello che era poi il discorso che volevo fare per quanto riguarda la COP21 e Parigi. Oggi la popolazione europea, così la popolazione mondiale, sottoposta a gravissimi danni, danni che provengono dall'inquinamento visivo, sonoro, acustico, ambientale, ma soprattutto dal cambiamento climatico. E che questo aumento di concentrazione del CO2 nell'atmosfera ha raggiunto ormai livelli tali per cui l'aumento della temperatura del pianeta, come dicevo prima, raggiunto ormai secondo le cose, secondo le scuole a cui io faccio riferimento, gli scienziati che lo dicono a 2 gradi centigradi, che ormai è una cosa data per certa. E in occasione appunto di questa conferenza della COP21 di Parigi, noi dobbiamo andare a Parigi consapevoli che la situazione del mondo è in questo momento gravissima. Se questo non lo capiscono i capi di Stato e di Governo che si vanno a Parigi, noi dobbiamo fare qualcosa per manifestarlo, per farglielo capire. Ci sarà il 29 di dicembre una grande mobilitazione mondiale in tutte le maggiori città del mondo, che è pubblicizzata sulla piattaforma di Avaz, così che se voi andate sulla piattaforma di Avaz troverete il nostro appello, fermiamo insieme la febbre del pianeta e lo potete fermare. Ma lì trovate anche l'appello per la grande mobilitazione del 29 di novembre, cioè il giorno prima che inizi la COP21 di Parigi, dove le 2 maggiori manifestazioni che si terranno dovranno essere Parigi e Londra, dove speriamo ci siano 1 milione di persone, di riuscire a convogliare su Parigi e Londra 1 milione di persone, ma anche nelle altre città bisogna fare qualcosa, bisogna fare delle mobilitazioni ovunque, perché quella è una data, quella del 29 novembre, che abbiamo deciso che deve essere una data fondamentale di presa di coscienza di tutto il mondo di quello che sta succedendo. Perché quello che sta succedendo è molto grave, perché il dissesto idrogeologico, l'innalzamento dei livelli dei mari, gli inquinamenti chimici che stanno provocando l'acidificazione degli oceani, le zone forestali, in particolare quelle tropicali che si riducono, si stanno modificando i chimici dell'azoto e del fosforo, l'insicurezza della produzione alimentare, quindi l'accesso al cibo, che avanza sempre di più ogni anno, la biodiversità si sta riducendo di un 20-30% di tutte le specie viventi, molte specie in via di estinzione, il fenomeno delle migrazioni ambientali, che sta assumendo per tutti questi motivi risvolti via via sempre più drammatici. Nei prossimi decenni si prevedono, stando a capo gli ottimistici, 1 miliardo di persone costrette a lasciare le loro terre per cause ambientali, da parte di miliardi. Eppure è evidente che nonostante la gravità della situazione, purtroppo una reale presa di coscienza da parte dei governi non c'è. Quindi la divisione mondiale dell'umanità in stati nazionali più sovrani oggi impedisce di affrontare efficacemente i problemi globali.
tra i quali il mutamento del clima, superamento di tale dimensione a partire dall'Europa mediante la creazione della Federazione Europea Fondamentale per poter decidere interventi immediati, decisivi e consistenti per la riduzione a livello planetario delle emissioni di CO2 nell'atmosfera, senza i quali l'aumento della temperatura media continuerà appunto senza sosta, con tutte le immaginabili conseguenze per tutti i cittadini del pianeta e per tutte le future generazioni. Basta quindi con l'inerzia e l'egoismo degli Stati. Fino ad ora purtroppo non sono stati adottati provvedimenti significativi, politiche con misure a livello globale capaci di contrastare la situazione che ormai sta diventando irreversibile. Il protocollo di Kyoto, che è stato un errore internazionale, largamente disatteso, si è rivelato uno strumento rispetto ai propri scopi, strumento che purtroppo non ha funzionato. Occorre quindi fermare la fede del pianeta, riducendo le emissioni di CO2, a partire da qui. Io credo che infatti la cosa più importante che abbiamo scritto nel documento, lei abbiamo scritto nella posizione, che voi potete appunto firmare andando su www.movimento.eu, dove troverete anche nei prossimi giorni la registrazione di questo convegno, e quindi potete vedere molto meglio sia l'intervento di Valera, no? Prima non si è sentito molto bene, sia di salute sia gli interventi nostri successivi, li potete rivedere su www.europamovimento.eu. Lo diceva Roberto Palea nell'introduzione, riprendendo l'introduzione che ha fatto, non ci è sentita molto bene, riprendendo la nostra petizione. Noi chiediamo semplicemente che a Parigi i principali paesi inquinatori, cioè gli USA, l'Unione Europea, la Cina, l'India, la Russia, il Brasile, il Messico, il Giappone, il Sudafrica, affrontino insieme la sfida climatica, partendo da un primo accordo di principio da adottarsi appunto dall'1 di dicembre al 12 di dicembre a Parigi, e che costituisca un atto e la premessa di un atto grande rilievo politico, un atto di grande risonanza mondiale, cioè un piano mondiale per l'ambiente che preceda e che debba avere l'assunzione di impegni vincolanti da parte degli Stati e la costituzione di un'organizzazione mondiale per l'ambiente, OMA, l'Organizzazione Mondiale per l'Ambiente, dotata di reali poteri, gestita da un'altra autorità indipendente, che dispone di adeguate risorse finanziarie proprie e derivate dal mercato di pace mondiale. Detta organizzazione diventerà lo strumento per gestire insieme tutte le emergenze ambientali globali di qualsiasi tipo e per incoraggiare i paesi di sviluppo a condividere la diminuzione di emissioni di carbonio, cioè di CO2, e i paesi sviluppati ad aiutarli fornendo loro una considerevole quota di sostegno finanziario e tecnologico. Questo noi lo abbiamo potuto fare già da tantissimo tempo. Se la convenzione di Lomé fosse andata avanti, si fosse sviluppata, noi potremmo avere investito, no? Nel terzo mondo, nei paesi in via di sviluppo, quote di capitale finanziario tale che avrebbero potuto garantire, no? Quello che adesso noi stiamo cercando disperatamente di fare, che dovremmo fare, ma che non siamo ancora riusciti a fare, e che sarebbero state una cosa enorme, e oggi non avremo queste grandi migrazioni ambientali, così come non avremo tutti i problemi che abbiamo in questo momento nel terzo mondo, dall'Africa, verso l'Europa, verso il nord del mondo. Se ci fosse stata più attenzione verso il sud del mondo, purtroppo questa attenzione non c'è stata né dal nord dell'Italia verso il sud dell'Italia, né dal nord dell'Europa verso il sud dell'Europa, né dal nord del mondo verso il sud del mondo, perché questa è purtroppo la realtà. Se il discorso di spostare i capitali anziché gli uomini, il discorso purtroppo non è ancora passato. Quindi l'Unione Europea deve assumere questo ruolo, i mezzi finanziari dovrebbero arrivare alla donna, come diceva la carbon tax mondiale, e soprattutto questa nuova comunità, questa prima comunità mondiale,
così come la CETA è stata la prima delle comunità europee, dovrebbe essere modulata sul modello della CETA. La CETA è stata la prima delle comunità europee. L'OMA deve essere la prima delle comunità mondiali, mettendo il comune all'ambiente, e deve avere le caratteristiche della CETA, dovrebbe avere le caratteristiche della CETA, ma un'autorità, e soprattutto essere affiancata da un'assemblea parlamentare, questo è il discorso di fondo, perché la CETA è fuori di parte dell'assemblea parlamentare, e guardate bene, se noi riusciamo a fare in modo che questa prima comunità mondiale sia affiancata da un'assemblea parlamentare, come lo fu la CETA, noi siamo praticamente al punto, arriviamo al punto in cui creiamo il primo milione del Parlamento mondiale, quello per cui abbiamo fatto prima il flash point. Quello è il ruolo, il primo milione del Parlamento mondiale. Allora noi riusciamo veramente a fare un servizio a questo punto alla causa federalista, e questo è un federalista. Grazie.